Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia, questo è un nuovo episodio della Not So Berry Challenge. Allora, riprendiamo più o meno da quello che ricordo, da dove ci siamo lasciati. Sono le 4:20 del mattino, Ruben non si è svegliato di buon umore, come possiamo ben notare, e quindi proviamo un attimo a calmarlo. E niente raga, andiamo avanti come da copione, come si suol dire. Quindi mandiamo lui a scuola, poi andiamo dalla nonna, continuiamo ad aggiornare pian pianino il razzo, facciamogli ottenere le varie abilità, insomma, cose di ordinaria amministrazione. Ok, stai vedendo anche tu a mangiare. E in più speravo, vediamo adesso, di riuscire a convincere Nancy a divorziare, in modo che poi quando la lasciamo sarà ancora più dolce, perché suo marito la odierà e noi la rimanderemo a casa da lui. Sembra molto poetica come cosa, no? Voi non trovate? Comunque. No, non ti avevo detto di andare in bagno. C'hai ragione pure te. E su qua. Aspettate che io non mi oriento ancora in sta casa. Cioè, non so voi, ma io molto spesso mi abituo a giocare da una visuale, tipo con la casa vista da così. E quindi nel momento in cui mi giro così, vado in crisi, ancora magari in una casetta così, ma quando abbiamo le case quelle enormi, beh, qua nel gameplay no, però ecco, io vado in crisi, non so voi. Allora, le 7, fra un'ora si va a scuola, con Ruben non abbiamo fatto una mazzafava, quindi il capo non è particolarmente entusiasta, e quindi faremo, boh, qualcosina oggi. In base anche a quello che è possibile fare. Ok. Lui si fa i selfie intanto, mi sembra giusto, cioè non ci vedo niente di male. Non mi ci metto neanche a fargli fare i compiti, visto che non li ha fatti. Cioè non trovo che sia una cosa di particolare senso, visto che adesso va a scuola, quindi farebbe a malapena il 10%. Allora. Votazione aperta, abbiamo ancora un pack da attivare. E studia sodo. Sì, perché abbiamo fatto abrogare indossiamo sacchetti, se vi ricordate l'altra volta, quindi assolutamente dobbiamo metterne un altro prima che votino una qualche cacata. Cosa sta vincendo adesso? Beh, la votazione è appena aperta e sta già vincendo autosufficienza. Non so onestamente se mi possa interessare. Non lo so. Non lo so. Vengono la manualità, viene ricompensata. Attività come pesca giardinaggio e manualità. Oltre a un senso di conquista. Sì, beh, non è che... Vabbè, mi sembra forse la più meglio, come si suol dire, in un italiano estremamente correggiuto. Dai, vieni a votare anche tu, facciamo finta che la tua opinione conti. Che qua si attivano DPCM e PAC come se non ci fosse un domani. Allora, chiaramente tutti si stanno stufando della casa totalmente rossa. Ma posso dire che è un problema vostro. La cosa non mi riguarda. Guardate che sex che è la nostra Nancy. Nancy. Che battutaccia orribile. Allora, colazione ormai è più un pranzo ora che ha finito. Comunque, vabbè. Oh, ma che bravo che sei, Rubenino. Dobbiamo assolutamente scrivere la lettera, almeno fare uno dei due punti della... come si dice? Delle missioni, insomma, delle assegnazioni lavorative, quindi... Dai, madonna, per fare due tocchi de pan con due ovi, tutto sto casino. Ah, signore. E sì, vabbè, mamma, però... hai già fatto la lettera? Minchia! Cioè, era 2 minuti di lettera, proprio?
Anzi, mezzo secondo. Bravo, mettimela via tu. Grazie, ti pago per qualcosa. Allora, ogni volta abbiamo diffuso i pettegolezzi su Don. Mi sembra sempre cosa buona e giusta. Ogni volta, raga, non mi ricordo mai dov'è l'azione per tipo convinci a lasciare il partner, nel caso specifico il marito. Bene, qua di fianco mi stanno levando letteralmente un orecchio. Forse anche la loro amicizia deve aumentare. Sapete che non lo so. Malizia no, di sicuro. Separati, non ancora. Infastidisci, no. Tu invece, cioè, non puoi fare nulla. Sarebbe un po' troppo innovativa l'interazione. Tipo, divorzio per te perché ti amo tanto e sei figo. Magari. Assordante. Vai tu, Nancy, dai. Ah, ma stanno facendo le cose zozze? Hai capito, no? Le cose zozze. Cioè, o invitate anche me, oppure non si fa niente. Ah, mamma. Ah, abbiamo finito. Salve. Cioè, allora, o invita anche me, oppure non si fa nulla. Ad ogni modo, andiamo avanti. Ah, vabbè. Lei intanto si è vestita, va a lavorare. Risolvitela tu con la rompiballe della vicina. Ok. Allora, fatemi sapere nei commenti. Non ricordo se ve l'ho già chiesto. Forse no, non lo so. Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua! Convince a lasciare il coniuge. Cosa stai facendo? Chiacchiera. A posto, questo era quello che volevo chiedervi. Dove trovavo l'interazione? Ma l'ho trovata, quindi direi che non me l'ha fatta, non me l'ha presa, ma l'ho trovata. Ma lo lasci? Ruben ha convinto Nancy a lasciare il coniuge. Yes! Un nuovo inizio. Un nuovo inizio, lasciandosi alle spalle le relazioni vecchie, può rendere felice ogni sim. Lei è comunque triste per il divorzio. Però da un lato è sedotta. E anche lei un nuovo inizio. Un po' bipolare sta tipa. O sbaglio. Vabbè. Detto questo, era proprio l'interazione che cercavo. Ero lì tipo, mi ricordo che c'è, ma non mi ricordo dove. Dov'è? Maledetta. Ah beh, adesso torna anche Leone. Ah mamma! Vieni a farti un discorso esortativo, poi ripariamo. E dopo volevo andare da nonna Piper a fare un po' col razzo, ma prima devo darti una calmata, perché c'è più 50, questo mi muore di imbarazzo. Altre due ore. Ecco. Si rompe tutto. Oh signore, ma questa musichetta è per il suo stato? Dai, ultima e dovremmo esserci. Allora, ok, ci siamo. Adesso siamo solo tesi. Dobbiamo riparare qui e riparare anche di qua, in modo che alziamo anche quella benedetta abilità di manualità. Intanto qua si fa sempre più tardi. E abbiamo Flame che è in mezzo, come il prezzemolo. Sei la cima, Nancy. Molto probabilmente è la roba zozza onta da morire. Vabbè, allora, siccome sono le 6:30 e effettivamente domani è sabato, direi che non c'è necessità di andare adesso dalla nonna. Possiamo andarci tranquillamente domani che è sabato. Allora, andiamo, facciamo una scultura. No, perché siamo troppo tesi. Ok, giochiamo una partita allora, per divertirci un po'.
Niente, non me lo prende, devo per forza farli sedere prima. Non ho ancora ben capito perché, ma... Ho saputo della tua amicizia con Geoffrey. Sì. Che è tuo padre. Una storia pericolosa. Quella là, una storia pericolosa. E vieni a farti una doccia veloce prima di andare a lavorare, cosa dici? Qui, con lui. Non ho voglia di andare al mercato delle spezie, quindi resta lì. Quell'altra cosa lavorativa. Ah, si è rotto anche questo? Beh, direi estremamente incoraggiante, no? Ok, allora, costruiamo una scultura. Abbiamo il ceppo, la scultura del coso, del cavallo. E adesso facciamo il coniglio. Chiaramente non ci staranno mai qua, tutte quante. Troveremo un altro modo per... No, porca miseria. Aspetta, finiamo dopo. Vai a sgridare Flame. Ok, bene. Almeno non beve più nelle pozze. Ok, il coniglio è pronto. 3 su 10 realizzate. Eccolo qua. Dovrebbe essere anche fatta bene, no? Normale, vabbè. Né male né bene. E no, mangia qualcosa visto che sei qua giù. Ecco, no, niente, è andato già. È partito. E adesso torna giù. Vabbè. Non importa, Alessia, non focalizziamoci su queste cose. Altrimenti non ne veniamo fuori. Questo è aggiustato, ok. E adesso, ah, vedete, sono storta e quindi non mi trovo. Strano, vero? Vabbè. Lasciamo perdere. Porca miseria, stavo guardando così, giusto per farmi prendere un po' dal panico, che ha veramente tantissime cose da fare il nostro leone per la sua generazione. Leggeremo il regolamento insieme, poi quando lui diventerà giovane adulto e prenderà le redini, ma lo trovate già giù in infobox, come sempre, e potete già farvi un'idea per conto vostro, senza che... Insomma, dobbiate aspettare la lettura insieme. Ok, andiamo avanti veloci. Che domani ci aspetta una giornata intera con il razzo ad aggiornarlo da nonna Piper. Tanto adesso abbiamo il tratto del benvenuto perenne e quindi... Possiamo fare quello che ci va. E comunque, Alessia, benvenuto. Non inizia per N, inizia per B. Badum. Sono pessima, lo so. Adesso, cioè, dovete averla capita, perché altrimenti vi banno tutti dal canale. Non siete degni. No, era pessima, era pessima. Me lo dico da sola. Dai, vedi, era usato. T'ho detto io, Nancy. Te sei buona, da un colpo. No, ho fatto riponi! Che scema! Cammino so buona da un colpo, però, eh. Vabbè, del resto. Cosa ci si può aspettare? Allora, leoncino, leoncino, vieni a farti un bel bagnetto. E dopo hai la lavatrice da riparare. Dai, alziamoci. Prima ci godiamo un bel bagno, poi ripariamo la lavatrice. Dopo andiamo da nonna Piper, perché... Magari facciamo la pipì prima, così, che insomma, nel frattempo si sarà fatta una certa. Ecco, mica tanto contento di aver la roba. Allora, onestamente io lascerei tutto lo zozzume qua. Nella speranza che nel frattempo qualcuno lo pulisca. Non saprei dire chi è questo qualcuno, ma qualcuno lo pulirà. Allora... ho sbagliato a premere. Andiamo. E andiamo da nonna Piper. Allora,
Allora, ci siamo, magari prima di metterci subito a costruire il razzo, facciamo sapere alla nonna che siamo qua. Ciao nonna. E dopo cominciamo ad aggiornarlo. E espandiamo la stiva, facciamo l'aggiornamento grosso da 1300. Intanto lui mi aumenta anche l'abilità di missilistica. Oh signore! Oddio, Don! Con Ekramel del Berry? No, dai, ma qua c'è la cosa dell'amore libero qua che vige. Non ci credo. Non posso neanche vedere i pack che vigono. Tanto Piper abbiamo visto che stava giocando a scacchi, no? È andata lì dal marito. Ah, mamma, questo è un assembramento, ragazzi. Le mascherine. Ecco, diciamo che casa dei nonni è solo il luogo dove noi costruiamo il razzo. Sto dando un'occhiata anche a cosa succede là dietro per vedere se ci sono inciuci di un qualche tipo. Ma. Tanto qua, cavolo, l'abilità di missilistica è aumentata tantissimo. Se volete aumentarla abbastanza in fretta, costruite il razzo. Oh, abilità 7. Possiamo installare. Aggiornare per installare il sistema difensivo a cannoni ionici su un razzo. E possiamo aggiornare e costruire più in fretta, che insomma, non guasta, direi, no? Basta, non ne può più, direi che insomma c'ha pure ragione. Allora, facciamo un pasto in microonde, involtini di pizza e poi guardiamo un film. Si sa che magari recuperiamo un pochettino, così torniamo fuori a finire tutto. Nonna! Abbiamo un po' perso il rapporto con lei, no? Siamo sempre amici, ma dovevamo essere buoni amici, buoni o ottimi amici? Perché per un po', insomma, credo sia calato molto probabilmente quando ci ha sbattuto fuori di casa. Credo che quello abbia un po' impattato. Stai un po' ferma, mi fa venire mal di mare. Comunque recuperabile, ecco, cioè ci siamo già praticamente. Sì, ma adesso pian pianino recuperiamo. Solo che a me preme di più, onestamente, continuare a espandere il razzo. Almeno terminare. Oh, che carini! Si sono abbracciati, avete visto? Ok, ci siamo. Tanto noi ci laviamo come se fossimo proprio a casa nostra. E qua cos'altro possiamo fare? Allora, questi sono quelli che abbiamo già fatto. Potrebbero mettere una spuntina verde perché tipo si confondono con questi che mi richiedono un'abilità maggiore. Allora, installiamo i sensibilizzatori di atterraggio lì, come si chiamano, che magari è un aggiornamento piccolino, forse riusciamo a farlo anche se siamo stanchi. Forse, eventualmente, lo finiremo. In un secondo momento, che volete che vi dica, ragazzi? Che volete che vi dica? Questa è. Dai, che ci siamo quasissimo. Oh, bene, basta, torniamo a casa perché Leone è distrutto. Quindi sono contenta perché almeno due aggiornamenti, di cui uno grosso, li abbiamo fatti. Un uomo distrutto, mandiamolo a dormire subitissimo e finiamo le ultime cose e poi concludiamo l'episodio. Qua nessuno ha pulito, ma avevamo dei dubbi poi, cioè
Io no. Comunque. Asciugo io per terra perché non credo venga l'uomo delle pulizie nel weekend. Credo che insomma abbia diritto anche lui ai suoi giorni di ferie. Che succede? Ah, signore! Sti vicini! Che poi lei è qua fuori, cioè. Allora, vieni a bussare gentilmente perché tu sei una persona educata. Ah. Non me l'ha preso. Bussa gentilmente. Senza perderti in chiacchiere con Flame. Ma che ne so, ho premuto a caso. Non volevo che fosse licenziata perché almeno per un paio d'ore sta fuori dalle balle. Quindi. Sembra che nessuno all'interno mi abbia sentito. Vabbè, adesso hanno smesso. Quindi uno può anche tornare a dormire se il signore vuole. Oh, questo giro l'asciugatrice mi ha dato come riscontro cose pulite. Molto bene, ogni tanto una gioia c'è. Poche, ma ci sono. Dai, fallo tu. E niente ragazzi, io per questo episodio vi lascio qua. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!